Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, umili e penitenti, come il pubblicano al Tempio, accostiamoci anche noi al Dio giusto e santo perché abbia pietà di noi peccatori. Signore, che vieni a visitare il tuo popolo nella pace, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che vieni a salvare chi è perduto, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che vieni a creare un mondo nuovo, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Dio, luce del mondo, concedi a tutte le genti il bene di una pace sicura e fa risplendere nei nostri cuori quella luce radiosa che illuminò la mente dei nostri padri. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha donato il Suo Spirito e noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il Suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi. Dio è amore. Chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. In questo l'amore ha raggiunto tra noi la sua perfezione, che abbiamo fiducia nel giorno del giudizio, perché come Lui, così siamo anche noi in questo mondo. Nell'amore non c'è timore, al contrario, l'amore perfetto scaccia il timore, perché il timore suppone un castigo e chi teme non è perfetto nell'amore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Dio, affida al Re il tuo diritto, al Figlio del Re la tua giustizia. Egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri secondo il diritto. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. I re di Tarsis e delle isole portino tributi. I re di Saba e di Seba offrano doni, tutti i re si prostino a lui, lo servono tutte le genti. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Perché egli libererà il misero che imoca e il povero che non trova aiuto. Abbia pietà del debole e del misero e salvi la vita dei miseri. Ti adoreranno, Signore,
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, oh Signore. Dopo che i 5.000 uomini furono saziati, Gesù subito costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, a Betsaida, finché non avesse congedato la folla. Quando li ebbe congedati, andò sul monte a pregare. Venuta la sera, la barca era in mezzo al mare ed egli da solo a terra. Vedendoli però affaticati nel remare, perché avevano il vento contrario, sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare e voleva oltrepassarli. Essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono: è un fantasma, e si misero a gridare perché tutti lo avevano visto e ne erano rimasti sconvolti. Ma egli subito parlò loro e disse: coraggio, sono io, non abbiate paura. E salì sulla barca con loro e il vento cessò. E dentro di sé erano fortemente meravigliati, perché non avevano ancora compreso il fatto dei pani. Il loro cuore era indurito. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Cari fratelli e sorelle, anche questa mattina il prosieguo della lettura del Vangelo di Marco ci ha fatto ascoltare un altro avvenimento straordinario, possiamo dire, che Gesù ha compiuto insieme ai suoi discepoli. Ieri la moltiplicazione dei pani, oggi una tempesta, possiamo dire, sedata, nel momento in cui lui è arrivato sulla barca con i suoi discepoli. Ebbene, sono segni straordinari che certamente rivelano la potenza di Dio e sono i segni messianici con i quali Dio confermava l'opera di evangelizzazione del suo figlio unigenito venuto sulla terra per salvare gli uomini. Quello che però il Vangelo sottolinea è che forse noi siamo attratti dai segni straordinari di Dio, ma poi facciamo fatica a riconoscere il Signore nelle realtà quotidiane della nostra esistenza, nelle fatiche di ogni giorno dove magari lo imploriamo ma non vediamo fatti straordinari, e soprattutto poi nelle esperienze, possiamo dire, sofferte e faticose della vita. Considerando appunto che vorremmo sempre che il Signore si manifesti a noi attraverso fatti straordinari. La parola di oggi invece ci ricorda che Dio si rivela innanzitutto nella quotidianità della nostra esistenza. E poi non è tanto il fatto straordinario che deve farci vivere un rapporto di fede con il Signore, quanto piuttosto l'ordinarietà di una relazione di amore con Lui che quotidianamente deve alimentare la nostra vita spirituale e la nostra vita umana. In sostanza, non sono i miracoli che devono suscitare la fede, ma è la fede che deve forse suscitare quei miracoli che pure chiediamo a Dio e che affidiamo anche all'intercessione dei santi. Ecco, ieri la moltiplicazione dei pani, oggi la tempesta sedata, ma il Vangelo conclude che i discepoli non avevano ancora compreso il fatto dei pani. Il loro cuore era indurito, e cioè non avevano forse ancora colto il segno della presenza di Dio nella persona di Gesù e quindi non erano ancora capaci di confessarlo come il Figlio di Dio. San Giovanni ce lo ha ricordato nella prima lettura: noi siamo chiamati attraverso una relazione d'amore con il Signore a confessare che Cristo è il Figlio di Dio, e questa è la fede.
E la fede ha, se vogliamo, una esplicitazione nel nostro rapporto d'amore con il Signore, dove tutto si fonda su una relazione profonda, intima, e se vogliamo legata appunto a questa dimensione dell'amore, dove non c'è il timore, per il quale forse crediamo in un Dio che ci deve far paura, ma ci deve essere semplicemente l'amore, e che come un bambino nei confronti della madre ci permette di affidarci senza riserve a Lui. Ed ecco allora che la moltiplicazione dei pani diventa per noi il segno di una presenza di Dio che deve sfamare oltre la fame materiale, anzi deve riempire il nostro cuore in ragione di tante altre esigenze, anche quando siamo sazi, e sappiamo bene che non sempre la nostra vita ha quella pienezza che noi desideriamo. Come pure nelle tempeste della vita, giustamente la presenza di Dio ci deve rassicurare, non dobbiamo temere né comunque confondere Dio con un fantasma, con un idolo o con coloro che possono darci false sicurezze. Se viviamo nell'amore, San Giovanni ce lo ha ricordato nella prima lettura, noi rimaniamo in Dio sempre, sia nei momenti di gioia sia nei momenti più difficili e, se vogliamo, più sofferti della nostra vita. L'importante è riconoscere chi è accanto a noi, cioè il Figlio di Dio, Gesù, che è venuto nel mondo per salvarci. Per fare questo è importante la preghiera. Gesù stesso non affida la sua opera al successo che lui riscontra presso coloro che vedono i segni prodigiosi che lui compie, anzi costringe i discepoli a fuggire, se vogliamo, questo successo umano e terreno, ma a ritirarsi piuttosto in preghiera, come fa lui. Ecco, la preghiera forse è il luogo dove meglio possiamo conoscere Dio, possiamo instaurare con Lui un rapporto d'amore e possiamo, perché no, anche affidare a Lui, attraverso l'intercessione dei santi, quelle che sono le nostre necessità. Ma nella preghiera, dove soprattutto dobbiamo esprimere l'amore con il quale amiamo Dio e con il quale amiamo anche i nostri fratelli. Sia lodato Gesù Cristo. Tutta la vita è una navigazione in mezzo ad onde tempestose. La nostra salvezza è Dio e la nostra forza il suo aiuto. Ripetiamo insieme: salva i tuoi fedeli, Signore. Salva i tuoi fedeli, Signore. Compendio e vertice del cristianesimo è riconoscere e credere all'amore di Dio, perché, educati alla scuola delle celesti cose, facciamo di questo annuncio, appassionatamente ricordatoci da Giovanni, la colonna portante della nostra religiosità. Preghiamo. Salva i tuoi fedeli, Signore. La crescita nella fede allontana il timore per far posto a un amore unificante e liberante, perché ci abituiamo a intensificare lungo la giornata atti di abbandono filiale in Dio. Preghiamo. Salva i tuoi fedeli, Signore. Con estrema semplicità, Gesù passa dall'incontro col Padre agli incontri con la folla e dalla folla al raccoglimento e alla preghiera, perché anche in noi azione e orazione trovino spazio ed equilibrio. Preghiamo. Salva i tuoi fedeli, Signore. Più che le sue parole, è la stessa persona di Gesù a permettere agli apostoli di superare ogni sbarrimento, perché non dubitiamo mai della sua presenza,
anche se velata, e del suo aiuto anche quando sembra tardare. Preghiamo. Salva i tuoi fedeli, Signore. Ai nostri fratelli defunti splenda la luce perpetua e sia concesso di godere per sempre della gioia dei santi. Preghiamo. Salva i tuoi fedeli, Signore. Rinnova, o Signore Gesù, il prodigio del lago di Tiberiade. Fa che anche noi, al di là delle tenebre e al di sopra delle tempeste della vita, ti sappiamo sempre riconoscere e supplicare con fede robusta e preghiera sollecita e insistente. Tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. O Dio, sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza, e si rafforzi la fedeltà e la concordia dei tuoi figli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. In Lui oggi risplende in piena luce il misterioso scambio che ci ha redenti. La nostra debolezza è assunta dal Verbo, l'uomo mortale è innalzato a dignità perenne, e noi, uniti a te in comunione mirabile, condividiamo la tua vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo esultanti la tua lode. Yeah.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua bontà. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, i Santi Francesco e Chiara d'Assisi, San Pio da Pietrelcina e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Ma di soltanto una parola e Dio sarà. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Thank you.
Preghiamo. Sostieni, Signore, con la tua provvidenza questo popolo nel presente e nel futuro, perché con le semplici gioie che disponi sul suo cammino aspiri con serena fiducia alla gioia che non ha fine. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.